Siamo qui oggi con Chiara Raggi. Ciao Chiara, come stai? Ciao, bene, grazie. Grazie di questo invito. Grazie a te. Vorrei parlare subito di questo tuo progetto che è nato anche in compagnia di Michele Neri. Questo è un album che si intitola Benvenute. Però vorrei che fossi tu che ce lo presentassi. Di cosa si tratta? Perché è un album così particolare, diciamo? Allora, Benvenute è il secondo album di Musica di Seta, che è l'etichetta che ho aperto lo scorso anno in piena pandemia, ed è un progetto che racconta la condizione della donna in vari ambiti, sociale, identitario, esistenziale, lavorativo, sessuale, attraverso la voce di 12 cantautrici italiane di grandissimo valore, che sono Flo, Francesca Incudine, Paola Rossato, Ilaria Pilar Patassini, Sara Stride, Giulia Pratelli, Eleonora Betti, Ilaria Porceddu, Giorgia Bazzanti, Marlo Catres e Veronica Marchi. Quindi nomi bellissimi, grandi autrici e grandi interpreti delle loro canzoni. Questo progetto è un progetto particolare perché è stato prodotto in collaborazione con il Punto Rosa, che è un'associazione con da Sant'Arcangelo di Romagna, che è la mia terra, io sono riminese, ed è un'associazione che si adopera a sostenere le donne operate di carcinoma mammario e fanno un grandissimo lavoro sia di prevenzione nei confronti dei giovani e raccolgono fondi per varie iniziative a cui danno vita, che sono sia appunto iniziative di prevenzione, ma anche aiuti concreti in sinergia con i medici e gli operatori sanitari dell'ospedale di Sant'Arcangelo di Romagna. Quindi, ad esempio, questo album contribuirà all'acquisto di un particolare ecografo che permetterà alle donne di sentire meno dolore. E l'intero ricavato delle vendite andrà appunto in sostegno e in favore del Punto Rosa. Beh, direi che è un ottimo progetto anche con un significato molto nobile. Quindi ti chiedo come si è concretizzato davvero? Nel senso, era un'idea che già era presente nei mesi precedenti? Come è avvenuta la scelta di queste 12 artiste? Come appunto si è concretizzato, si è materializzato tutto il progetto, tutta l'idea? Guarda, Musica di Seta è una realtà che è dedicata interamente alle cantautrici e alla musica d'autrice. Quindi nella nostra propria missione c'è il dare luce, cercare di mettere dei focus e divulgare quella che è la musica d'autrice italiana. Quindi dopo un primo album che è stato il mio, che è stato un po' l'album cavia, se vogliamo, quello nel quale ho sperimentato una sorta di modello di lavoro da indipendente, ho deciso di, insieme a Michele, abbiamo deciso di, come dire, aprire le porte di Musica di Seta e abbiamo cercato proprio, siamo partiti dalle canzoni, cioè abbiamo cercato le canzoni che potessero in qualche modo raccontare le varie sfaccettature della donna. La cosa interessante è che in realtà, poi ascoltando queste canzoni, non viene fuori solo la figura femminile in tutte le sue peculiarità, ma in realtà viene fuori una figura umana che è sentimenti ed esperienze che appartengono alle donne, ma in realtà che parlano in maniera universale. Quindi è stata una ricerca molto particolare. Dopodiché, una volta che noi abbiamo individuato le canzoni e abbiamo costruito, insomma, questa scaletta di questa raccolta, siamo andate a contattare cantautrice per cantautrice proponendo questo progetto. Devo dire che è stato per me entusiasmante avere dei sì di schianto, io li ho definiti così per citare Sara Stride, che il suo brano è proprio schianto. Sono stati tutti dei sì di cuore, si sono affezionate subito al progetto, hanno capito, diciamo, la trasparenza anche che c'è in Musica di Seta, e soprattutto sono state contente che questo progetto avesse appunto un risvolto di solidarietà, perché è un momento così difficile, no? Nel quale siamo tutti distanti, tutti lontani, e invece questo forse è un progetto che ci fa sentire a tutte più vicine. Ottimo. Per quanto riguarda questo progetto, c'è in mente anche di organizzare un live con tutte e 12 le artiste?
Allora, sì, nella nostra mente chiaramente sì, in realtà più di un live vorremmo realizzare, nel senso che partendo da Sant'Arcangelo di Romagna, appunto, vorremmo poi organizzare una serie di concerti ospitando a turno, le 12 cantautrici un po' su tutto il territorio italiano. Chiaramente, dobbiamo stare alle condizioni che ci sono e le stiamo ancora, siamo ancora in fase. Stiamo cercando di capire, insomma, come si svilupperà questa estate. Ottimo. Hai detto dare luce alla musica, al cantautorato femminile. Tu ovviamente sei anche una cantautrice, un'autrice. Volevo sapere il tuo punto di vista sulla situazione attuale in Italia, nel senso anche numericamente, quante cantautrici ci sono? Esiste, diciamo, un filone cantautorale femminile con dei determinati aspetti, se ci sono delle differenze magari rispetto al cantautorato, passami un po' il termine maschile, ma non per fare assolutamente, sottolineiamo delle differenze di genere, ma per capire magari se ci sono delle differenze stilistiche, ecco. Sì, in realtà ci sono anche delle differenze di genere, oltre che stilistiche. Insomma, è così. Diciamo che il mio interessamento a quello che è la musica d'autrice risale al 2018-2019. Ho cominciato dando vita qui nella mia città, Rimini, a un festival dedicato appunto alle cantautrici che si chiama Eco di Donna Evolution. E lì ho avuto modo di incontrare numerose colleghe di grande valore e con insomma, progetti musicali veramente belli che come me magari erano 20 anni, 20 anni che fanno questo mestiere, hanno 3, 4, 5 dischi e quello che veniva fuori ogni volta nel confronto con loro era da un lato una grande solitudine nel quale si vive questo mestiere. E dall'altra anche la difficoltà a trovare delle realtà discografiche indipendenti che avessero una progettualità a medio-lungo termine, oppure, insomma, che avessero dei contratti sostenibili per gli artisti. E quindi sull'onda di questo, ho deciso poi appunto di aprire Musica di Seta e non ti so dire numericamente quante siamo le cantautrici in Italia, ma quello che ti posso dire che siamo veramente tante e penso che sia arrivato il momento di andarci a prendere il posto che ci spetta, nel senso che anche su Musica di Seta abbiamo anche un magazine e abbiamo varie rubriche nel quale cerchiamo di raccontare e dibattere e in qualche modo divulgare il diritto alla nostra legittimazione nel nostro lavoro. Quindi noi abbiamo voglia di essere, credo, considerate ognuna per sé, ma vogliamo anche il diritto di poter, di non dover essere perfette, innanzitutto, perché ognuna ha le proprie caratteristiche, e credo anche che la svolta che stiamo vedendo negli ultimi anni è che non solo siamo autrici di quello che cantiamo, ma siamo produttrici, siamo arrangiatrici, siamo musiciste, siamo direttrici artistiche, siamo discografiche. Cioè, nel senso, insomma, abbiamo tanto da dire e tanto da raccontare. E la cosa bella è che, ad esempio, da quando ho aperto Musica di Seta mi ritrovo a collaborare veramente con numerose realtà nelle quali alla guida c'è una donna. Quindi diciamo che da artista e a questo punto anche da donna non ti senti tutelata e apprezzata dal mercato, dal giro della musica italiana? No, non ti posso dire questo perché devo dire che il mio ultimo disco è stato ascoltato con attenzione, ad esempio, e per me è stata una bella esperienza, perché credo che quello che ognuno desidera è che la musica che fa, perlomeno da qualcuno, sia ascoltata con attenzione e non con superficialità, no? Soprattutto quando non si tratta magari di progetti mainstream che passano per grandi case discografiche, che magari non riescono ad arrivare a un circuito radiofonico che permette insomma, alla maggioranza della popolazione di poter entrare
in contatto con la propria musica. Però sicuramente ho sempre dovuto dimostrare quello che so fare, e quindi ho voglia di continuare a farlo, anche con musica di seta. Sto cercando di conquistarmi una sorta di credibilità, credo, in quello che faccio. Questo richiede chiaramente tantissimo impegno, tantissimo lavoro, ma questo non mi ha mai spaventata. Avrei voglia che si cominciasse a parlare di canzoni belle, di canzoni meno belle, anziché di canzoni scritte da donne o scritte da uomini, anche dal punto di vista, ad esempio, dell'autoralità. Noi donne scriviamo poco per gli altri, come mai? Non siamo capaci? Io non credo. Credo che ci sia proprio che le interprete e gli interpreti bussano più alla porta degli autori, e penso che invece possiamo avere delle cose da dire anche da quel punto di vista. Quindi sarebbe bello, insomma, che ci fossero più autrici. Molto interessante questa osservazione. Volevo chiederti, hai avuto un momento di paura da un punto di vista artistico, nel senso che hai sentito che qualcosa ormai non stava più andando e che potesse in qualche modo finire, e non per passami il termine, non per colpa tua? Sì, nel 2016 ho avuto una grandissima crisi artistica. Avevo deciso di smettere di fare questo lavoro, e per me, che suono da quando ho 7 anni e ho investito la mia vita nella musica, è stato un momento molto molto difficile. Ero molto stanca, molto affaticata. Era uscito il mio secondo album che avevo registrato a New York con grandissimi musicisti, e non era successo assolutamente nulla intorno a questo album. E quindi avevo delle grandi aspettative che non erano in alcun modo state soddisfatte in qualche modo. Quindi ho avuto una grande crisi, avevo pensato seriamente di smettere di fare questo mestiere. Sono poi fondamentalmente ripartita da una considerazione, è che la musica non ha bisogno di me sicuramente, ma io non posso vivere senza la musica. E quindi, ripartendo da qui, in realtà ho cominciato a pensare di godermi il viaggio più che pensare a dove sarei arrivata viaggiando. E devo dire che questo mi ha salvato, cambiare il punto di vista. Quindi, poi in realtà dal 2016, nel momento in cui ho tolto l'aspettativa, insomma, dal mio pensiero, ma mi sono concentrata sul fare, mi sono rimessa in gioco come artista, ma anche come persona, nelle relazioni con gli altri, nell'incontrare altre persone, nel non aver paura di perdere qualcosa, nel condividere, no, con l'altro, anche musicalmente. Questo, oltre ad arricchire la propria vita e la propria musica, mi ha portato in realtà forse a una piccola svolta che poi si è sviluppata molto lentamente, se vogliamo, però probabilmente da quella crisi oggi sono arrivata a fondare Musica di Seta, della quale vado al momento molto fiera, insomma, e spererei che possa crescere, insomma, ancora molto. Musica di seta, hai detto che sta contribuendo tantissimo alla musica al femminile, diciamo così. E invece, secondo te, quale realtà un po' più grande, diciamo, potrebbe contribuire a questa causa? Cosa si può fare ancora se ci sono ancora tutti questi problemi? Se nel 2021 ancora siamo qui a discutere che purtroppo la musica femminile non ha, se ho capito bene per quello che mi hai detto, non ha ancora così tanta considerazione come magari, la musica al maschile. Ripeto, sono termini che usiamo. Sì. Allora, vabbè, io non so se contribuisco tantissimo. Noi siamo appena nati e abbiamo dei contenuti settimanali, però diciamo, noi in realtà siamo molto piccoli, ma cerchiamo di fare le cose nella maniera migliore possibile. Innanzitutto penso che se ci fossero più realtà di questo tipo, probabilmente si potrebbe veramente fare una sorta di rete di contaminazione. Ad esempio, all'interno dell'album di Benvenute c'è Veronica Marchi. Lei, nello stesso periodo, anzi ben prima di me, ha fondato Maieutica Dischi, che è un'etichetta dedicata alle donne, alle cantautrici. E io sono stata contenta di vedere, insomma, che lei ha dato vita a questa cosa, perché
Non c'è nulla su cui combattere, c'è solo un modo, bisogna trovare il modo in realtà per lavorare insieme, lavorare a fianco, farsi un applauso a distanza quando qualcuno fa una cosa bella, no? Che ha un valore e funziona. Sicuramente questa, diciamo così, polemica rispetto al basso numero di donne nelle varie manifestazioni, ad esempio, è cominciata già qualche anno fa con Sanremo, col palco del 1º maggio. Il problema è anche che adesso sembra che ci debbano mettere, perché se non ci mettono ci arrabbiamo. Quindi è un po', insomma, probabilmente abbiamo bisogno di essere ascoltate e considerate ognuna per quello che porta. Cioè, io voglio essere considerata se faccio una cosa bene, ma se quella cosa la faccio bene, allora ho diritto di avere il mio posto e di essere pagata il giusto per quello che faccio. Quindi, questo. Bene, molto molto chiara. Grazie. Cosa ti auguri? Allora, per questo disco mi auguro, guarda, voglio più bene a questo disco che al mio, ed è una sensazione stranissima. Perché mai avrei immaginato di avere questo sentimento? Chiaramente io voglio bene i miei album, cioè li ho scritti, li ho cantati, li ho sudati, li ho prodotti, li ho arrangiati, ma con questo album ho un rapporto particolare, perché un po' mi sento un po' madre con questo album, avendo, no, messo insieme, avendo messo insieme le canzoni. Quindi da un lato so che andrà per la sua strada e camminerà autonomamente senza dover tenere la mano, anzi mi auguro che cresca come un figlio giudizioso che porta la bellezza in giro. Dall'altra, vivo tutte le ansie chiaramente delle madri nei confronti delle proprie creature, e quindi insomma spero che ci sia la cura nell'ascoltarlo, nell'averlo tra le mani, esattamente come è stata insomma la nostra cura nel realizzarlo. Perfetto. Chiara, io ti ringrazio, sei stata bravissima Grazie e auguri per questo progetto e non solo. a te. Grazie mille.